Qualcuno diceva c'è uno schieramento stamattina, sì, è l'esercito della cultura che torna, che si ripropone attraverso le rappresentanze dei tavoli, dei sei tavoli che abbiamo istituito più o meno all'inizio del mandato, che costituiscono gli stati generali della cultura. Siamo qui perché abbiamo chiuso ieri Via Classica con una promessa mantenuta, che è stata quella del... Grazie Monica, grazie molte, grazie a lei, che è stata quella del concerto del maestro Barami, che era rimasta appunto una promessa l'anno scorso, che era stata una promessa dell'anno scorso quando il concerto si è dovuto il concerto è stato annullato perché la mattina della domenica, mentre il maestro provava a teatro, arrivò la telefonata di Regione Lombardia che ci disse di chiudere i musei, di chiudere i teatri, di chiudere tutti i luoghi di cultura. E allora andammo a salutare il maestro a teatro e ci facemmo una promessa che era quella di tornare in quella stessa formula, quindi anche con la diretta Malpensa, cosa che siamo riusciti a fare. Ed era un po' una promessa con noi stessi alla fine, no? Una promessa con la vita, con la cultura dal vivo, con il teatro, con il cinema, con tutti coloro che poi in realtà ancora non sapevamo quanto, ma avevamo intuito avrebbero dovuto affrontare un periodo particolarmente duro. L'estate 2020 ha visto una novità nella programmazione culturale, cioè ha visto la cultura prorogare le proprie attività oltre il calendario consueto. Normalmente le attività culturali propriamente dette si interrompevano verso maggio-giugno e con la fine dell'ultima mostra temporanea a Palazzo Cicogna, e poi si apriva la grande stagione dell'estate fatta di tanti appuntamenti diversi. L'anno scorso, date appunto le limitazioni della pandemia e quindi l'impossibilità di organizzare eventi nelle piazze e nelle vie, ci siamo in qualche modo inventati un contenitore nuovo che abbiamo chiamato Via Cultura per l'estate, e a cui poi è seguito Via Cultura per l'estate e oltre. E in quell'oltre sta il senso del nostro essere qui, perché quell'oltre ha significato l'anno scorso che il tanto successo che avevano avuto tutte le iniziative proposte nella prima parte meritasse un prosieguo, diciamo, autunnale, nel primo autunno. Quindi lì abbiamo compreso da un lato quanto bisogno ci fosse di riprendere la vita, di riprendere a uscire, di riprendere a incontrarsi, ma anche quanto bisogno ci fosse di riprendere a vivere la cultura dal vivo.